partiti tra Milan maschili, credono in questa gara Francesco Augustini, Brixi Atletico, James Kubica e Kane, Italo Quazzone, Atletico Casolino Centro, David Nicolli per la Centro Tori Pavia, Atletico Albanese, Marit Filimon e Kip Corir, Atletico Ateniano, Andrea Via per Fus Genova, Sebastiano Parolini del gruppo Pintino Vertovese, Francesco Carrera, Casolino Centro, Stefano Genda della Fisica Biotecnica Marcon, Stefano Guidotti Canti del Custorino, sempre per il Kenya Kip Corir Roger Kong e poi Isma Kombic Kip Nesic, Michele Fontana per l'Aeronautica Militare, Gabriele Mozzo, Jacopo Brasi per l'Atletica Rodengo Saiano, Manuela Zin del Centro Sportivo Esercito insieme a Manuel Cominotto, Riccardo Mugnosso per l'Atletica Visnova Giussano, Matteo Spano per l'Atletica Marignani di Bertas, Nadir Cavagna dell'Atletica Valle Bregmana, Ahmed Oud dell'Atletica Casone Lucente, Deve Cunio Atletica Centro Torri Pavia e Francesco Breusa del Pulse Torino. E tra poco la cerimonia di premiazione degli 800 femminili. Tanto tre atleti keniani del team Run Together al comando nettamente in questa fase, nelle prime posizioni a seguire Michelino Fontana e Marwan Razin, due azzurri. Signore e signori, alla cerimonia di premiazione degli 800 femminili. Per questa premiazione abbiamo il vicepresidente vicario di FIDAL Lombardia, Roberto Goffi. Al sesto posto per Atletica Avis Macerata, figlia d'arte, 2-10-08, complimenti ad Eleonora Fanti. Quinta per SSV Brunico Volkbank, 2-8-85, giovanissima, 20 anni, Katarina Oberhammer. Al quarto posto per Cus Pro Patria Milano, 2736 per la dinastia dei Troiani, complimenti a Serena Troiani. Terza per Atletica Sirica Conegliano, 2720, applausi per Irene Vian. Seconda per Centro Sportivo Esercito, 2-06-51, l'azzurra Joyce Mattagliano. Vince la gara degli 800 metri del meeting internazionale Città di Nembro. La maglia è quella dell'Esercito, il tempo è 2-3-08, ottenuto correndo praticamente da sola. L'altra azzurra, Irene Valdessari. Gara nei 3000 con il terzetto dei keniani del team Run Together in testa, invece nella gara degli umani sta guidando Marwan Razin davanti a Michelino Fontana. Kenya, uomo da 13-11 nei 5000, ma grande protagonista a livello assoluto al campaggio.
calcio in molte manifestazioni internazionali, è un atleta di grosso spessore, il ventenne James Kibet, che si avvia ad ottenere anche un grandissimo tempo. Sembra lui, c'è Conga, 5:17:29 il passaggio al secondo chilometro, mentre tra poco cerimonia di premiazione dei 110 metri ad ostacoli. Signore e signori, siamo alla cerimonia di premiazione dei 110 metri ad ostacoli. Con questa premiazione il vice sindaco e assessore allo sport della città di Nebro, Massimo Puccini. Tipo Ir si è staccato in terza posizione e sta subendo la rimonta di Fontana e di tutti gli altri del gruppo di testa. Quinto, anzi sesto, abbiamo Gabriele Segale, Bergamo Stars Atletica, giovane promettente atleta tutto di Bergamo Stars Atletica. Quinto per Atletica Recar di Milano, 14:46, complimenti a Carlo Giuseppe Redaelli. Tra poco l'epilogo dei 3.000. Quarto per Studentesca Rieti, Andrea Milardi, Luca Trukocevic. Terzo per Studentesca Rieti, Andrea Milardi, 14:14, complimenti a Simone Poccia. Secondo per Riccardo Milano, 14:09, complimenti a Ivan Bacca di Falkenstein. La gara dei 110 ostacoli, un prodotto bergamasco in Porta delle Fiamme Oro Padova, 13:70, solo applausi per Hassan Fofana. Seconda posizione per Tim Corir Conga, terza posizione poi l'ottante, poi in bel finale di Razzine Fontan, e poi la Corsa Montagna a Cavagna, sempre bravo. Bellissima anche questa gara dei 3.000 metri con tanti giovani di interesse come Agostini e come Ademe Cuneo. L'arrivo per Cominotto.